fare il decreto legge 69/2013, poi convertito con legge numero 98/2013, che riattiva le procedure del federalismo demaniale previste dal decreto legislativo 85/2010 che erano rimaste, diciamo, sospese. Come voi sapete, perché già siamo venuti in Consiglio Comunale, a seguito della individuazione di una serie di beni demaniali che hanno le caratteristiche di poter essere trasferiti a titolo gratuito al Comune, si era già pronunciato con un ordine del giorno indicando quali beni dovessero essere attribuiti al Comune di Pisa. Il Sindaco poi, come prevede la normativa, ha predisposto la richiesta di attribuzione. L'Agenzia del Demanio aveva, una volta verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento di queste domande, avrebbe dovuto comunicare l'esito entro 60 giorni dalla ricezione delle richieste. Non per tutti i beni è avvenuto, in quanto alcuni beni sono ancora in attesa, il Comune è ancora in attesa di conoscere l'esito. In particolare due di questi beni, che erano stati indicati come volontà da parte del Consiglio di essere acquisiti, in particolare la polveriera del CEF e il compendio, diciamo, dei beni sul viale d'annunzio, che ad oggi rimangano, diciamo, ancora da valutare da parte dell'Agenzia del Demanio. Le aree, diciamo, esistenti tra il Fiume Arno e il viale d'annunzio. Allora, quindi questi beni poi, una volta avuta l'esito, diciamo, positivo, il parere positivo al trasferimento, cosa che è avvenuta per la quasi totalità, a parte questi due in un altro caso, il Comune, e qui non c'è un termine, diciamo, ordinativo, perentorio, deve poi deliberare, e una volta, diciamo, fatta la delibera, con un provvedimento l'Agenzia del Demanio attribuisce i beni. Allora, la delibera è stata sottoposta a esame della Commissione. Di fatto, rispetto a quelli che sono i beni su cui c'è l'allegato con l'elenco di tutti i beni che erano stati richiesti e quelli con cui si è avuto, appunto, di quali si è avuto il parere positivo, sono stati, diciamo, divisi in due gruppi. Il primo gruppo di questi beni è costituito da quei beni che, per i quali fondamentalmente sono beni che già sono nella disponibilità del Comune, sui quali il Comune paga un canone, diciamo, concessorio, o sono beni comunque sia su cui il Comune ha già sviluppato dei progetti e richiesto anche dei finanziamenti per realizzare alcune importanti interventi e opere pubbliche. Allora, io enumero questi beni. I beni sono individuati nella delibera: l'ex casa del fascio, che sarebbe attualmente utilizzata per un asilo in via Lucchese. Non è quella dove c'è farmacia? Sì, dove c'è anche la sede, diciamo, delle farmacie. I terreni lungo i condotti di Asciano, che sono, diciamo, le aree per via Parini, via Verani, intorno all'acquedotto Mediscio, fondamentalmente nel quartiere di Pratale, che sono in concessione al Comune. I terreni lungo le piagge, il Lungarno Guadalongo, il prolungamento di Lungarno Fibonacci, ma di Fibonacci c'è poco, cioè quella porzione sarebbe di fatto il proseguimento di Lungarno Guadalongo, per il quale si richiede l'attribuzione in uso solo della porzione che è attualmente in uso, in concessione. Anche qui c'è un progetto di realizzazione di una pista ciclabile che collega Riglione a Guadalongo. Sulla porzione non in uso, che necessita di maggiori approfondimenti, la Commissione ha approvato un emendamento, cioè è stato presentato un emendamento che ci si riserva di deliberare la conferma dell'attribuzione entro la fine dell'anno, anche perché l'Agenzia ha scritto una nota in base alla quale, per quei beni che non vengano opzionati entro la fine dell'anno, si riserva di inserirli nei piani di dismissione. Anche questo è un bene che è difficilmente dismettibile, in tutta onestà, ma insomma, comunque ci si riserva per questo bene. Poi abbiamo la sponda est del canale dei Mulini, via delle Trincere, questo per la sola porzione attualmente in uso,
la viabilità e le aree di via Garibaldi, sono quelle quella viabilità fra via Garibaldi, via Volpi, via Nenni, dove peraltro esiste una rotatoria, opere di urbanizzazione, l'area urbana fra via di Parini, via Centofanti e via Don Bosco. Qui si tratta fondamentalmente del parco dell'area verde cosiddetta Giardino Solarino davanti al carcere di Don Bosco. Poi abbiamo l'area verde di via Canlevari, ex villaggio Veneto, qui solo per la funzione di uso, perché esiste una funzione asfaltata che attualmente è stata concessione con nome del condominio proficiente la polizia stradale. Poi un terreno in visione sulla via vecchia Fiorentina, è una, di fatto un'area prossima alla credo al distretto socio-sanitario, un terreno in via Fasanna, porzione limitata, che con demaniale la strada poi chiaramente prosegue, in zona appunto via delle Cascine, il tratto tombato del Canavicelli, questo è molto importante perché il Comune ha realizzato opere di urbanizzazione a scomputo, in particolare la rotatoria via Ponte Appiglieri e le opere di via del Chiassatello. Qui tratta di tutta l'area compresa fra la curva Mariani, Ponte Appiglieri, via Aldo Moro e poi a superare la ferrovia, la zona di via di Portammare, piazzale alle Scali, girare a 90 gradi l'area, diciamo, su cui insiste anche il sostegno, Largo Marinai Italia, fine all'edificio della provincia del sostegno, quindi è un'area indubbiamente estremamente importante. Un sedime in via Scauro per la sola porzione attualmente in uso, i terreni agricoli in località. Via Scauro è una strada in San Piero al Grado, la zona, diciamo, di San Piero al Grado leggermente rispetto dalla parte opposta alla Basilica, leggermente spostata, diciamo, verso compresa tra la zona di nuova urbanizzazione e la via Livornese, dovrebbe essere la via compresa tra via Namazziano, insomma è una traversa perpendicolare a via Livornese. Poi abbiamo dei terreni agricoli in località Pisanello, sempre zona, diciamo, Oratorio Riglione, che sono di fatto aree inserite in aree già di proprietà comunale, di modesta entità. Ecco, poi qui su questo è stato fatto l'emendamento dalla Commissione, aree costituenti il sedime dell'ex ferrovia Pisa-Livorno, in questo caso preciso l'emendamento, il Consiglio conferma la domanda di attribuzione sull'intero compendio, tutti i 16 tronchi per salvaguardare la possibilità di realizzare infrastrutture di mobilità sostenibile e tutelare l'identità storica e culturale del complesso. Quindi qui su questo noi, come voi sapete, abbiamo presentato una domanda, un progetto alla Regione Toscana per la realizzazione della ciclopista dell'Arno. Ecco, al di là di dove effettivamente passa la pista ciclabile, si ritiene di acquisire tutti i tronchi, tutte le porzioni, compreso per esempio, faccio un esempio, la via Capri, no, che dà accesso a abitazioni su cui ci sono alberi che cascano, che chiaramente comporteranno anche oneri manutentivi in più, ma che garantiscano, diciamo, vista la valenza di aree pubbliche, di fatto già di uso pubblico da 30-40 anni, la accessibilità all'edificato e la manutenzione del territorio, oltre a tutelare un compendio che ha un valore storico unitario come segno distintivo del territorio e come complesso, insomma, in cui alcuni edifici la Sovrintendenza peraltro ha già anche vincolato. Campo Scolpino di Santa Marta, rispetto alla versione originaria della delibera a cui si faceva riferimento per la sola porzione di terreno oggetto di sfrocco, perché questa porzione rientrava nel progetto Mura, era una fascia di terreno che garantiva l'accessibilità al percorso delle Mura, in particolare garantiva la connessione tra via Zamenhof con la riapertura della porta a via delle Trinciere. Per la valenza, diciamo, dell'area, che già nel regolamento urbanistico è un'area prevista come area verde pubblico, quindi soggetta esproprio, per la rilevanza, diciamo, del progetto Mura, se ne ritiene di dover acquisire l'intera porzione. E poi due aree che sono di fatto sedimi, parti, tronchi del compendio ferro-tranviario, aree centrali di Tirrenia, quindi che rientreranno nel progetto di riqualificazione di Tirrenia, del parco centrale di Tirrenia, di Piazza dei Fiori, due aree scoperte, una a sud dell'ex stazione di Tirrenia e una a nord dell'ex stazione di Tirrenia.
Ecco, queste sono la delibera così come emendata dopo il passaggio in commissione. Ogni bene ha un fascicolo istruttorio allegato sugli emendamenti sopra indicati, è stato richiesto e accluso alla delibera il parere di regolarità tecnica che di fatto riconferma quanto indicato nelle schede per ogni singolo bene, cioè nel senso che l'acquisizione di alcuni di questi beni, sui quali peraltro esiste già una previsione di valutazione in termini di tagli che verranno fatti in relazione al fondo di proprietà comunale, e quindi chiaramente questo ha dei riflessi, viene detto nel parere, diretti in relazione chiaramente a questi tagli e indiretti per quanto riguarda quelli che sono gli interventi manutentivi che sono necessari. La norma, l'articolo 56 bis, precisa cose che credo sia giusto, importante menzionare nell'illustrazione. Trascorsi 3 anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dalla Regione di Emanuele, l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti. Questo è da quando l'avete preso, se avete iniziato le azioni di progettazione, miglioramento e manutenzione e sono pari pari a come le avete presi, è chiaro che lo Stato ha la facoltà di poterseli riprendere. I beni trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri, pesi entrano a far parte del patrimonio disponibile. Disponibile significa che il Comune potrebbe anche alienarli e delle regioni e degli enti locali il trasferimento al luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, quindi con contestuale immissione di ciascun ente territoriale a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento, di cui a commi 2 e 3 nel possesso giuridico e con subentro nel medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi al bene trasferito, della sede che se ci sono rapporti contrattuali si subentra nei rapporti contrattuali, se ci sono situazioni di occupazione di fatto si subentra. Ecco, questo poi è il passaggio centrale. Con decreto del MEF le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che ne acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguenti ai trasferimenti di cui a comma 1, nel senso che se i beni hanno un rendimento che poi chiaramente viene indicato dall'agenzia del demanio al MEF, una volta che i beni saranno trasferiti, chiaramente spostando questo rendimento dallo Stato ai comuni, i comuni avranno un taglio corrispondente, taglio che sarà effettuato dopo che i beni saranno acquisiti, perché è possibile. Se avevano un rendimento prima. Tant'è che per esempio alcune aree che peraltro non sono state inserite nella delibera, che non sono contenute nell'emendamento quasi in commissione, ma che sono contenuti in un emendamento presentato dal consigliere Auletta, che richiede appunto l'inserimento in questo primo gruppo anche di tutta una serie di aree pertinenziali di fabbricati ERP, non hanno nessun rendimento. A domanda del geometra Baronti, ma queste aree comporteranno un taglio, perché noi giustamente le potremmo anche acquisire, dice queste non comporteranno nessun taglio. Poi è chiaro che la certezza, lo dico con estrema chiarezza assoluta, il Comune ce l'ha, quindi un minimo di rischio c'è, di quanto saranno tagliate di risorse ci l'avremo solo quando sarà approvato il decreto del MEF. Però io credo, stante la valenza di queste aree, così vengo anche nel merito, poi starà a lui illustrarlo, quindi non voglio, però già che intervengo anche per economia di tempi, credo che queste aree non furono trasferite quando furono trasferiti gli immobili dallo Stato ai comuni, non per volontà dello Stato di non trasferirle. Avrebbe poco senso che queste aree, che sono spesso aree pertinenziali, che quindi andrebbero magari poi cedute laddove ci sono i condomini, o aree che sono aree pertinenziali, aree a verde, sono aree che sono a Sant'Ermete, in via Gorindi, in via delle Trincere, in via Quarantola, in via Fra Giannutri, in Gagno, in via di Nudo, in località Certe, Milazzo,
via Zapisane e via Aurelia, che spesso sono aree verdi, aree pertinenziali, parcheggi, rimangano, diciamo, in una situazione di limbo nella disponibilità dello Stato. Quindi è l'elemento centrale che, diciamo, spiega anche il parere, laddove dice che comporta riflessi giustamente e correttamente. Scusate, consigliere, scusate, basta. Assessore, sì. E quindi però non mi soffermo su questi emendamenti, sui quali credo poi il consigliere Auletta venga. Gli altri beni che a questo punto, se decidiamo, insomma, di accogliere l'emendamento del consigliere Auletta, cosa a cui dichiaro fin da ora essere favorevole, per quello che ci si riserva entro il 31/12/2014, ora le vengo a dire, degli altri beni che sono contenuti comunque nella delibera, il Consiglio così in delibera si esprimerebbe di riservarsi di assumere la decisione definitiva in merito all'acquisizione di proprietà a titolo oneroso dei seguenti beni dopo l'emanazione del citato decreto ministeriale e dei pareri dell'agenzia in merito al complesso delle domande e distribuzioni presentate da questo ente. Nell'emendamento abbiamo, siccome il decreto, noi ve lo dico con chiarezza, ho parlato col MEF, non l'avremo finché non l'abbiamo acquisiti, e mi sembra già chiara la norma, abbiamo aggiunto comunque entro il 31 dicembre 2014, nel senso che poi il Consiglio si riserverà entro quella data di decidere se acquisirli o meno. Quindi, tolte le aree testé dette, cioè quelle delle aree pertinenziali della Fabbricheria, rimangano l'area adiacente alla caserma della Guardia di Finanza in località Cisanello, l'area, il casello in località Pratacci, la casa cantoniera di via Livornese. La trova, per favore, non si capisce nulla. Oddio, la trova, ma non basta, però anche lì stavi parlando in questo momento. Per favore, felici. Quindi, il scusa, il casello. No, scusa, se non c'è silenzio non si protegge. Il casello in località Pratacci, la casa cantoniera di via Livornese, la casa fontaniera Fornacina, la ex stazione Baleari in Marina di Pisa, la cantoniera ex asili elioterapici e l'area urbana in via dello Zeretto, via del Brennero. Questo credo in maniera sintetica. L'emendamento poi prevede anche che prima dell'acquisizione delle singole partite sia data comunicazione al Consiglio Comunale, ma questo come elemento, diciamo, informativo. Dei singoli trasferimenti, non certo come elemento ostativo. Questa è la delibera, io mi fermo qui riservandomi poi, se fosse necessario, dare risposta a eventuali domande e a una replica finale. Grazie. Allora, grazie. Nel frattempo io veramente ricordo, siccome questa pratica